Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi sono 462 i nuovi casi di Covid. Si registrano anche 9 ulteriori decessi, mentre rimane invariato il numero dei pazienti ospedalizzati, anche se nei nosocomi la situazione rimane comunque preoccupante. Vediamo il servizio. 462 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo, 10.070 i test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 4,6%, il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 95. Il maggior numero di nuovi casi, 197, sono in provincia di Pescara, 112 sono nell'Aquilano, 107 nel Teramano e 59 nel Chietino, 10 dei contagiati invece provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.943. Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 1.026 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 11.102, 576 in meno rispetto a ieri. Rimane stabile la situazione negli ospedali, dove nelle ultime 24 ore per ogni dimissione c'è stato un nuovo ricovero. 667 sono i pazienti in area medica, 89 quelli in terapia intensiva. Qui il tasso d'occupazione è ancora oltre il 40%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Parliamo ora di vaccini perché nel pomeriggio con una conferenza stampa l'EMA si è espressa sul caso AstraZeneca, via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al vaccino. Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo reazioni tra casi e trombosi e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice Emer Cook argomentando il via libera al vaccino nella conferenza stampa. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha detto Sabine Strauss, presidente del PRAC, la Commissione di Farmacovigilanza. Tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità, ha spiegato la direttrice dell'EMA, Emer Cook. Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'EMA sul vaccino di AstraZeneca, ha detto il Premier Draghi. La somministrazione del vaccino AstraZeneca riprenderà già da domani. La priorità del governo, ha concluso Draghi, rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. E a proposito di vaccini, la campagna vaccinale prosegue senza intoppi e nonostante le polemiche pretestuose del centrosinistra abruzzese. Così il capogruppo di Forza Italia in regione, Mauro Febbo, che ha ribattuto alle critiche mosse dalle forze d'opposizione rispetto ai ritardi e ai disservizi nella lotta al Covid-19. Paolo Renzetti. Per quanto riguarda la vaccinazione regionale, credo che insomma, si sta lavorando alacremente. Va ringraziato il personale sanitario e parasanitario e tutto il volontariato che si è messo a disposizione. Credo che abbiamo recuperato abbondantemente, stiamo facendo un ottimo intervento. È chiaro che c'è difficoltà di intervenire su tutti e 305 i comuni, c'è difficoltà ad avere soprattutto il prodotto, come tutti quanti sanno, indipendentemente dalla sospensione che c'è stata per questi 4 giorni, c'è poco prodotto. Io mi auguro adesso che ci sia una svolta, così come ci assicura il governo, così come ha assicurato il nuovo commissario, il generale Figliuolo, che ci sia veramente un processo di accelerazione, perché insomma credo che questa situazione per altri 2 o 3 mesi, oltre 2 o 3 mesi, non possa durare, perché sennò c'è veramente il rischio di un collasso economico e sociale, non solo per l'Abruzzo ma per l'intera Italia e forse anche di più. Centrosinistra, pur riconoscendo le problematiche a livello internazionale di fornitura di vaccini, parla della mancanza di un programma vaccinale. No, questo non è affatto vero. Ripeto, si sta lavorando su linee precise che vengono intanto diciamo, individuate dal governo. Si sta lavorando molto sulle zone rosse, che credo che sia un fatto dovuto, ma soprattutto come regione noi non siamo abituati a parlare poco, facciamo parlare i tecnici, facciamo parlare la scienza, noi ci adeguiamo a quelli che sono gli indirizzi del CTS, è fatto da luminari, fatto da persone che tutti i giorni hanno
hanno a che fare, che hanno studiato e che tutti i giorni hanno a che fare con queste materie. Il resto sono chiacchiere. Ci dispiace vedere come a Chieti un'amministrazione comunale perda tempo e faccia perdere tempo alla direzione della ALS in una polemica sterile, quando ci sono ancora centinaia e centinaia di ultra 80 anni da vaccinare. Io credo che l'obbligo degli amministratori sia quello, in questo momento, di lasciar lavorare, di avere idee chiare, soprattutto verso l'utilizzo dei vaccini. E l'Abruzzo potrebbe avere un ruolo importante nella filiera di produzione dei vaccini anti-Covid. Presto, infatti, alcune realtà della farmindustria regionale potrebbero occuparsi del riempimento dei flaconi da distribuire per la campagna vaccinale nazionale. La produzione annua potrebbe essere di decine di milioni di flaconi, di più nel servizio di Alfredo Primante. Noi siamo in grado di, a seconda ovviamente qui dipende dalla tipologia di flaconi che verranno utilizzati dall'azienda, ma diciamo da diverse decine di milioni di flaconi possono uscire dai nostri impianti in un anno. Le aziende farmaceutiche abruzzesi ed in particolare l'Alfa Sigma, che ha sede ad Alanno in provincia di Pescara, sono pronte a partecipare alla campagna vaccinale anti-Covid-19 attraverso il confezionamento delle dosi. La possibilità della produzione a livello nazionale e locale del vaccino, seppure nella fase ultima, cioè quella del cosiddetto fill and finish, apre un nuovo scenario nella lotta al virus e potrebbe dare una spinta decisiva alla vaccinazione di massa. Come sappiamo, il vaccino per il Covid è un flacone liquido, quindi stiamo lavorando con i principali produttori di vaccino per collaborare alla parte di riempimento e commercializzazione e messa in distribuzione anche del vaccino per il Covid. Noi, anche grazie, devo dire, al contributo dei finanziamenti regionali, ma abbiamo di recente concluso un importante investimento proprio per la realizzazione di due reparti sterili, dove appunto è possibile realizzare e produrre, diciamo, quantitativi importanti del fare il fill and finish, come si dice, quindi per quantitativi importanti del vaccino Covid, e stiamo appunto mettendo a disposizione dei produttori, diciamo, del vaccino, questa nostra capacità, in modo da poter anche noi contribuire, in questo caso quindi come Alfa Sigma, ma anche come comparto abruzzese, alla commercializzazione di questi prodotti in tempi, come ci stiamo vedendo, ragionalmente molto brevi. L'Abruzzo, dal punto di vista della farmindustria, ha delle eccellenze e un sistema ben collaudato, condensato all'interno del polo di innovazione Capitec, composto da 59 soci e che aggrega le maggiori aziende farmaceutiche della regione Abruzzo, le piccole e medie imprese, gli enti di ricerca e le università, con l'obiettivo di favorire il processo di innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo. È la volontà, anche con il contributo delle autorità regionali, di far crescere e sviluppare questo polo dell'innovazione farmaceutica. Quindi, ripeto, nella realtà abruzzese ci sono presenti degli stabilimenti di quattro importanti aziende, oltre alla mia, ovviamente anche Menarini, Sanofi e Donpè, quindi che rappresentano dei primari player all'interno sicuramente del territorio nazionale, ma non solo, ovviamente anche europeo e mondiale. Quindi il farmaceutico in Abruzzo è una realtà consolidata in termini di filiera della manifattura, quindi gli stabilimenti sono tutti stabilimenti che hanno un assorbimento diretto di diverse centinaia di persone, quindi ripeto non solo quello di Alfa Sigma, ma anche quello delle altre aziende che sono sul territorio, e ovviamente generano un indotto altrettanto importante, se non di più, che una parte importante del quale ovviamente si riflette sul territorio. Ancora vaccini, accordo quasi raggiunto fra Regione, le ASL abruzzesi e i sindacati dei medici di base che vaccineranno i propri assistiti. Si dovrebbe iniziare a partire dalla prossima settimana. È ormai in dirittura d'arrivo l'accordo tra l'assessorato regionale alla sanità, le ASL abruzzesi e i sindacati dei medici di base, che così potranno effettuare le vaccinazioni anti-Covid ai propri assistiti negli ambulatori e nei domicili di quelle persone impossibilitate ad uscire di casa. I medici di medicina generale sono pronti e attendono l'ok della regione. È imminente la conclusione, ma non solo, perché c'è la volontà sia da parte dei medici di medicina generale che da parte
parte della ASL di Pescara di concludere questo accordo e di dare la disponibilità. E i vaccini stanno arrivando, quindi appena arrivano i vaccini noi nel giro di qualche settimana potremo essere già operativi. Noi saremo impiegati a vaccinare soprattutto i pazienti allettati, contemporaneamente saremo disposti a fare chi nei nostri ambulatori, chi invece nei centri dei presidi che verranno identificati dalle ASL e autorizzati a vaccinare anche a quel livello. Non saremo i soli a vaccinare perché ci sono tanti punti di vaccinazione che stanno esistendo anche alcuni comuni, cioè c'è una volontà totale a prendere in mano la situazione e a portare avanti questa vaccinazione che è un'arma molto importante per combattere questo virus e la sua diffusione che è molto più aggressiva di fronte ad altri virus che abbiamo avuto nel passato. Medici di base, medici di medicina generale, sempre in prima linea, è stato così in questo anno di pandemia e ora siete pronti anche a fare questo ulteriore passo? Noi siamo sempre stati pronti a fare questo tipo di azione e lo siamo tuttora. Noi abbiamo vaccinato gli antinfluenzali, siamo sempre in prima linea. Noi ovviamente riusciamo ad essere molto efficaci anche nelle vaccinazioni perché conosciamo già il paziente, conosciamo le criticità del paziente, se è allergico, se ha una patologia cronica in trattamento, non in trattamento, la sua intensità, la sua gravità, e quindi riusciamo ad essere più adatti possibile alla situazione. Ovviamente non riusciremo a vaccinare in brevissimo tempo da soli tutta la popolazione, ecco perché è bene che anche altre forme di iniziative possano prendere il piede senza creare una competizione. Andiamo nella Marsica, tutto pronto ad Avezzano per iniziare la vaccinazione di massa. Il sindaco Gianni Di Pagrazio auspica che in un paio di mesi si possano vaccinare oltre 60.000 persone. Ascoltiamo Gioia Chiostri. Una campagna partita un po' a rilento, però c'è questo grande obiettivo dal mese di aprile in poi di, diciamo così, conquistare le 1.800 vaccinazioni al giorno, quindi si parla di numeri altissimi. Sappiamo che dalla scorsa settimana sono diventati operativi anche i centri vaccinali a Pescina e Tagliacozzo. Inoltre il comune di Avezzano sta lavorando per mettere a disposizione l'area della Vivenza, quindi ci saranno 10 postazioni, quindi tutto è pronto per incrementare questa macchina. Siamo riusciti a fare in modo che venissero aperti questi due centri vaccinali a Tagliacozzo e a Pescina. Abbiamo messo a disposizione già da oltre un mese e mezzo fa una palestra presso lo Stadio dei Pini dove vengono effettuati 350 vaccini al giorno. Oggi siamo pronti, abbiamo fatto già le verifiche con il Dipartimento Prevenzione presso la Vivenza, la palestra della Vivenza, dove allestiremo 10 linee di somministrazione di vaccino per farne 1.000 al giorno. La soddisfazione che ho avuto è che gli stessi sindacati, le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori sanitari hanno applaudito a questa nostra iniziativa e lo stesso Dipartimento ha manifestato la disponibilità controllando, ritenendo la palestra, quindi questo immobile idoneo che noi attrezzeremo nella perfezione e aiuteremo anche attraverso la messa a disposizione di dipendenti comunali per l'inserimento dei dati, quindi c'è una sinergia abbastanza importante oggi sia tra il Dipartimento, sia con la Regione, sia col Direttore e naturalmente il Comune di Avezzano con tutti i comuni della Marsica, che se parte veramente saremo un territorio che vaccinerà sicuramente tanti, io ho fatto un calcolo, in due mesi dovremmo vaccinare solo qui ad Avezzano circa 60.000 utenti. Cambiamo argomento, si riapre la vertenza San Marco ad Atessa, lo stabilimento che produce cassoni per veicoli commerciali è pronto a mettere in atto gli 80 esuberi annunciati, per questa mattina c'è stato un sit-in di alcuni lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica, vediamo il servizio.
Sulla San Marco aleggia nuovamente lo spettro dei licenziamenti. Sono 80 gli esuberi annunciati lunedì dall'azienda di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali anche per la vicina Sevel. Nonostante il recente cambio di gestione, la nuova direzione aziendale ha confermato gli 80 licenziamenti già annunciati nel mese di settembre scorso. Il piano industriale presentato nel 2017 invece prevedeva la conservazione dei 163 posti di lavoro, dice la FIM CISL, ed i lavoratori hanno rinunciato a gran parte del contratto di secondo livello proprio per salvaguardare i loro posti di lavoro. Si sperava che con l'aumento della produttività, continua la FIM, la San Marco potesse portare avanti nuove lavorazioni o attrarne per evitare i licenziamenti collettivi, ma ad oggi la situazione non è questa e con gli accordi siglati sono già andati via 28 dipendenti. Polemica anche la FIOM che con il segretario Alfredo Fegatelli denuncia comportamenti scorretti da parte dell'azienda. Ci sono state fatte ascoltare delle registrazioni fatte ad alcuni lavoratori e dove ovviamente si sta creando un clima di preoccupazione da parte di tutti quanti, perché oltre alla possibilità di essere licenziati anche la possibilità che uno non possa esprimere liberamente la propria opinione diventa un problema abbastanza serio. Inoltre riteniamo che l'accordo che è stato firmato per quanto riguarda, diciamo, le dimissioni volontarie che dovrebbe essere utilizzato per, come prevede il DPCM, prevede che l'azienda utilizzi la cassa integrazione come strumento di incentivazione. Noi riteniamo che questo sia altamente sbagliato e anzi chiediamo che l'INPS intervenga per verificare se questo accordo è un accordo corretto o non è corretto. In contrasto con la FIM e la FIOM è invece la UILM. Achille Di Sciullo della segreteria di Chieti Pescara parla di un numero di esuberi pari a quello dichiarato dalla precedente dirigenza e di uno stabilimento che ha avuto una produzione del 30% in più ed è pronto a ripartire. È stata firmata questa mattina nella sala del rettorato dell'Ateneo Teramano una convenzione tra l'Università e l'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto. L'iniziativa è finalizzata alla formazione di una nuova figura professionale, quella del progettista culturale. Tania Bonici Castelli. Firmata un'interessante convenzione tra l'Università di Teramo e l'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto. Si tratta di una nuova collaborazione all'interno del corso di laurea triennale in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e del corso di laurea magistrale in media, arti e culture, finalizzata proprio alla formazione della figura professionale del progettista culturale. Un'iniziativa che fa tornare la speranza in questo momento di depressione culturale legato alla pandemia. Soddisfatto il magnifico rettore Dino Mastrocola. Investire in questo settore sia a livello di formazione ma anche di rapporti di ricerca, che poi inevitabilmente porteranno anche delle ripercussioni economiche, penso che sia un passo fondamentale, a riprova della volontà e della capacità dell'Università di Teramo di interagire con il territorio, quindi con questi scambi osmotici costanti, anche in previsione della realizzazione della cittadella della cultura, che è un auspicio fortissimo ovviamente, quindi sia attraverso l'utilizzo dei fondi Masterplan ma anche attraverso altri fondi, perché il progetto è un progetto veramente mastodontico e avveniristico, quindi dobbiamo cercare di completarlo il prima possibile e il meglio possibile. A Pescara i commercianti della zona di Viale d'Annunzio sono preoccupati per i diversi furti nelle ultime settimane, sono anche pronti a una raccolta firme. Vediamo il servizio. Ci sono diversi commercianti questa mattina qui in piazza Garibaldi, un problema delle spaccate e dei furti nel quartiere di Porta Nuova. Siete pronti a raccogliere delle firme da portare al prefetto e al questore di Pescara? Sì, ha detto bene lei, un grido d'allarme che io e l'amico e collega Bernardino Fiorilli abbiamo raccolto di questi numerosi commercianti, residenti, ovviamente una piccola rappresentanza dovuta al distanziamento sociale, altrimenti la piazza qui sarebbe stata piena, che va ovviamente a connettersi anche con via Tiburtina, l'ultima spaccata
di ieri in via Terno presso una parrucchieria di miei amici. Niente, abbiamo raccolto questo grido d'allarme, protocolleremo e provvederemo a raccogliere le firme per portarle proprio personalmente, io e il collega Fiorilli, al prefetto, al questore, al sindaco, perché vogliamo chiedere più sicurezza per questi luoghi. Pescara non merita questo, Pescara è stata sempre considerata in tutta Italia una città a misura d'uomo, tante persone vivono da fuori, vengono da fuori per vivere nella nostra bella città, bisogna rimediare a questa situazione che ormai perdura da alcune settimane. Una situazione difficile, nonostante insomma siano state anche installate delle telecamere qui. Ma la delinquenza purtroppo non ha limiti e la delinquenza non ha freni. Le telecamere sono ovviamente degli elementi diversivi, evidentemente queste persone non hanno paura neanche della telecamera, dell'occhio, come si dice, gigante per essere ripresi. Questi hanno solo ovviamente bisogno di delinquere, di compiere reati, e dicevo prima anche alcuni commercianti, dopo il danno anche la beffa, ci sono commercianti che sono chiusi, che in questo momento storico fanno difficoltà a vivere e ovviamente hanno dovuto ripagare a loro spese i danni causati da questi delinquenti. Una doppia problematica, problematica del Covid, negozi chiusi o aperti a singhiozzo, e poi questi furti, queste spaccate, i commercianti sono esasperati. Sì, è paradossale che in un momento difficile come questo qualche delinquente, perché non può avere altro nome, che compie gesti del genere, perché un gesto criminale lo è normalmente, in un momento così difficile lo è ancora di più, perché significa mettere in difficoltà chi già lo è, e quindi forse io mi auguro solo che non si renda conto di quello che sta facendo, e mi auguro che siano episodi riferiti a poche persone che ripetono sempre gli stessi. Per questo chiediamo ancora più forte un intervento nelle forze dell'ordine, perché questi criminali, li voglio chiamare proprio così, vadano presi al più presto per porre fine a questo scempio di persone che cercano di lavorare nonostante le difficoltà e si devono trovare ad affrontare chi si diverte, perché può essere solo giustificato così, visto che i furti sono di lievissima entità, chi si diverte a procurare danni e quindi grande sofferenza a persone che stanno già soffrendo. Lei è un esercente qui di Piazza Garibaldi, ha subito delle spaccate, ha subito dei danni, insomma voi chiedete maggiori controlli qui nella zona? Sì, siamo in attesa di un riscontro anche per quanto riguarda la sicurezza, perché vivere questa situazione adesso surreale, ogni sera chiudi diciamo la proprietà e non sai il giorno dopo cosa ti ritrovi, o in piena notte. Chiediamo sicurezza perché durante la notte vanno in giro, e non solo noi della bottega dei parrucchieri, ma in generale tutti gli esercenti qui hanno subito dei danni consistenti, cominciamo a essere un po' spaventati, quindi chiediamo aiuto a tutti quelli che possono comunque venirci incontro, le forze dell'ordine, la politica e quant'altro. Sono state installate delle telecamere qui in zona? Guardi, nella piazza ce ne sono sia lì che proprio sopra di noi. Non so la funzionalità, è stato messo proprio dal comune, spero che abbiano una funzione per cercare di arrivare a questi malviventi che stanno comunque facendo bottino in ogni negozio. La situazione è già critica per quello che stiamo vivendo, vivere anche questa situazione è sconfortante. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, partiamo dal calcio di Serie B, seduta pomeridiana al Poggio per il Pescara, sta meglio Mirko Drudi che si è regolarmente allenato, con Scognamiglio squalificato e Bocchetti ancora indisponibile, il tecnico Gianluca Grassadonia medita di tornare al 3-5-2 nella partita di dopodomani a Vicenza. Drudi invece potrebbe guidare il trio di difesa, ai suoi fianchi Sorensen e Gut. Designa l'arbitro Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, e sulla difficile situazione del Pescara ascoltiamo il DS Antonio Bocchetti. A questo punto, insomma, con questa sconfitta la salvezza del Pescara resta appesa ad un filo, la matematica dà speranze, però chiaramente questo è un risultato che complica maledettamente il cammino del Pescara. Complica perché abbiamo perso un'altra partita in casa, soprattutto con uno scontro diretto, questo sì, però se vogliamo parlare della prestazione, la prestazione c'è stata, anche oggi in 10 abbiamo cercato di vincere la partita, non siamo stati lì ad aspettare l'Ascoli, è normale che una partita così delicata rimanere in 10 non fa bene a nessuno, questa è la seconda volta che ci capita e non deve capitare, perché noi dobbiamo giocare le partite con tutto ad armi pari.
però la squadra non ha subito l'inferiorità numerica, anzi se vediamo le occasioni alla fine con Macin e con Seter potevamo veramente vincere la partita, sarebbe stato un altro sicuramente un'altra cosa. L'abbiamo persa al 93esimo, questo è un peccato perché negli ultimi minuti dobbiamo cercare di tenere palla e marcare più in area di rigore. Abbiamo sbagliato la marcatura e ci hanno punito. Abbiamo sbagliato tante cose, sì. Stiamo cercando di rimettere a posto le cose con questo nuovo allenatore. Fino adesso abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, si è visto soprattutto a livello di voglia, a livello di compattezza, di organizzazione, qualcosa di diverso. È normale, rincorrere sempre gli avversari non è una cosa normale, non è una cosa bella per una squadra, però noi ci dobbiamo riuscire. La responsabilità prima di tutto è la mia e poi a catena degli altri, ma siamo qui apposta per metterci la faccia perché noi i primi che hanno fatto errori siamo stati noi. Quindi è inutile girarci intorno, dobbiamo cercare solo di riparare la situazione, la stiamo cercando di riparare con un allenatore che ha portato delle idee nuove, fino adesso penso che comunque si sia apprezzato qualcosa di diverso, questo non basta perché facciamo ancora degli errori che dobbiamo assolutamente evitare per cercare di centrare la salvezza. Se siamo penultimi in classifica c'è sempre un perché, commettiamo degli errori importanti, soprattutto c'è un po' pure di sfortuna. Perché io non l'ho rivisto, però secondo me il primo giallo di Scognamiglio mi sembra che sia stato un po' eccessivo perché mi sia è stato quando Dionisi è andato addosso a Scognamiglio e non c'è stato fallo, almeno così mi hanno detto, però il secondo penso che sia stato giusto, lo stesso quello di Drudi, la prima munizione è troppo facile, la seconda onestamente ci poteva essere tranquillamente, ma dobbiamo essere calmi perché c'era tempo e modo per riuscire a far male all'Ascoli, ci siamo riusciti in 10, non vedo perché non dovevamo rimanere in 11 a cercare di vincere la partita. Serie C, dopo la sconfitta con la Ternana, Pedro Costa Ferrera analizza il match con la capolista. Nessun peccato di presunzione per il portoghese che ammette che il rigore su Santoro non c'era. A un certo punto, dopo il gol del 2-1, il Teramo ha un po' peccato di, tra virgolette, presunzione. Cioè, ha voluto cominciare a giocare a viso aperto contro la Ternana, che a quel punto ha avuto quell'atteggiamento feroce che non gli avevamo visto né nel primo tempo né all'inizio di ripresa. Una presunzione è una parola grossa per questa squadra. Non abbiamo mai avuto questa presunzione che dici tu, i meriti vanno anche dati alla Ternana perché giustamente ci sono i giocatori che possono fare la differenza dal primo al 95esimo, quindi sono stati bravi loro subito a buttarsi nella mischia e a riprendere subito la partita. Noi un po' ingenui, un po' immaturi, forse quello che ci è mancato per tutto il campionato, quindi non ho niente da rimproverare comunque alla squadra, abbiamo dato tutto, sicuramente è una sconfitta che ci può far crescere. Venivamo da partite importanti come Catania, come Catanzaro, quindi abbiamo dimostrato anche oggi che stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non ci resta che continuare su questa strada, anche perché adesso comunque arrivano delle partite diciamo più alla nostra portata, quindi i punti ora valgono molto di più. Sicuramente il gol dopo due minuti del nostro vantaggio un po' ci ha ammazzati, ecco. Non ce l'aspettavamo una reazione così. Però ecco, sono primi, un motivo ci sarà. Comunque la questione del rigore non c'era, perché ero lì vicino all'azione, anche parlando con Simone Santoro, non c'è mai stato nessun contatto, quindi non ci attacchiamo a queste cose. Pensiamo che oggi abbiamo perso e pensiamo alla domenica prossima. Rispetto a un girone fa abbiamo sofferto più con le piccole che con le grandi, e quindi magari cerchiamo di invertire questo trend negativo con le cosiddette piccole, perché comunque ci stiamo giocando un posto importante nei playoff, non ci vogliamo accontentare dell'ottavo, mi sembra ottavo o nono posto in cui siamo adesso, perché non rispecchia il valore di questa squadra, quindi possiamo assolutamente migliorare la nostra classifica, e quello che faremo per le ultime 5-6 partite, quelle che mancano.
E ora la pallavolo di A2, niente da fare ieri sera per la Sie Cortona nel recupero col Taranto. Finisce 0-3 contro la corazzata pugliese, ora vice capolista, parziali a 13-22-18. Lanci ha dovuto rinunciare non solo a Cantagalli ma anche a Marinelli, mentre Carelli ha giocato finché ha retto e Capitan Simoni è stato impiegato gioco forza col contagocce e in un ruolo non suo vista l'emergenza. Di positivo l'inserimento a tempo pieno di Shafrak, 16 punti e gara in crescendo. E con questo concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera per tutti gli appassionati del ciclismo alle ore 21 con Velò di Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Il TG6 termina qui, prossimo aggiornamento alle 23. Una buona serata.